in questo numero di Pet News Magazine. Il topo pigmeo, il roditore più piccolo al mondo. Gatti, ecco i nomi più diffusi. Il pastore scozzese, compagno vivace e sensibile. Topo pigmeo, il più piccolo dei roditori. Appartenente al genere Mus, il topo pigmeo non solo è uno dei roditori più piccoli al mondo, ma addirittura dell'intera classe dei mammalia. Originario delle regioni orientali e meridionali dell'Africa, ne occupa gli habitat più disparati, tra i quali savane, prati, pascoli, zone boschive, foreste, acquitrini e sponde dei fiumi, senza tralasciare talvolta le zone urbane. Più piccolo degli altri, come facilmente intuibile dal nome, il topo pigmeo ha una lunghezza di circa 3-5 cm, senza considerare la coda, la quale può a sua volta misurare 3-4 cm. Non molto più grande di una moneta da 2 euro, quindi, e dal peso altrettanto ridotto che in età adulta può raggiungere i 5-12 grammi. Quali sono i nomi più diffusi per il micio? Tra gli innumerevoli nomi per il nostro gatto, alcuni sono divenuti davvero indimenticabili. Micio, Nuvola, Pallina e Birba sono nomi davvero molto comuni nel mondo dei mici e tra gli animali domestici in genere. Ma come scegliere il nome se manca l'ispirazione? Se il micio è appena arrivato a casa, sarà l'aspetto ed il carattere dello stesso a dare un aiutino. E tra i suggerimenti ecco qualche abbinamento possibile. Per un bel gatto persiano si potrà optare per Nuvola o Cipria, per un micio allegro e simpatico Birba o Brigante, Pallina per un micio che ama giocare o Pisolo per un gatto che ama molto sonnecchiare. Tra i nomi più popolari, oltre a quelli già citati, troviamo Briciola, Chicco, Mia, Micio, Nuvola, Romeo, Scheggia e Virgola. Pastore scozzese, compagno vivace e sensibile. Originario della Bassa Scozia, il pastore scozzese è noto per la sua grande attitudine al lavoro. Il più famoso è di certo Lassie, cane che ha appassionato milioni di telespettatori con le sue avventure. La razza è probabilmente frutto di un incrocio tra il cane delle torbiere e i cani da pastore importati dai romani. Durante l'epoca medievale vi fu un ulteriore rinforzo della razza per merito di sassoni e angli. Il pelo, suo punto di forza, è costituito da un sottopelo lanoso a cui si aggiunge l'Highland Dress, un mantello di peli duri, ispidi e molto lunghi. Con un'altezza che raggiunge i 55-61 cm per i maschi e 51-56 cm per le femmine ed un peso rispettivamente di 20-29 kg e 18-25 kg, si può definire un cane di taglia media, ma che di certo non passa inosservato. Se parliamo di carattere tipico della razza, l'immaginario collettivo poi differisce dalla realtà. Ad incidere sulla mutazione del carattere, l'evoluzione stessa di rapporto con il genere umano. Tenerlo in appartamento, coccolandolo e mettendolo al riparo come se da solo non riuscisse a farcela, si rivela infatti un atteggiamento errato, che mette a tacere la vera natura del cane. Il pastore scozzese sa il fatto suo in merito ed alcuni esemplari sono riconosciuti addirittura come cani da difesa.